The Fish Family proudly presents. Cari genitori, vi ricordate quando vi scartavetravate le dita la domenica mattina alla ricerca della fattoria didattica adatta alle esigenze dei vostri piccoli? Vi ricordate quando alla sera tornavate felici, esausti e zozzi con le vostre formaggette piene di impronte di ditate dei vostri bimbi che se niente niente vi vedeva burioni, via 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 la responsabilità genitoriale, ciao ciao! Ecco, non dimenticate che anche in casa potete avere degli ottimi spunti perché l'apprendimento dei vostri figli sia continuo. Continuo. Ragazzi, oggi abbiamo una missione speciale. Dobbiamo trovare la misura dell'inutilità dell'acquisto dei nostri diari scolastici di quest'anno! Sì! Ragazzi, oggi una nuova strabiliante avventura nella didattica da casa. Nella nuova casa didattica scopriremo come il passare del tempo può essere misurato anche dalla geometria. Per esempio, oggi misuriamo la pancia di papà! Ragazzi, oggi per matematica affronteremo uno dei dilemmi più avvincenti di questo periodo pandemico. Pesa di più mezzo chilo di penne lisce o mezzo chilo di carta igienica sullo scaffale vuoto del supermercato, via! Ma misuriamo anche il tempo tramite i centimetri di ricrescita della mamma. Ragazzi, oggi per la lezione di narrativa abbiamo con noi il nostro testo, quello che ci rappresenta così bene in questo periodo pandemico. Sì! La storia infinita! Anche adesso. Oddio, ma che cosa ci fai lì? Scendi! Aspetta, 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 non scendere. Adesso misuriamo papà nel suo ormai consueto ruolo di bricole. Ma basta! Mamma, mamma, sai che quando urli fai la nota sì? 5, 4, 3,